Oggi parliamo di politiche alimentari, è un tema molto interessante per la città metropolitana perché noi siamo un ente nuovo, un ente innovativo che ha una funzione fondamentale, quella del coordinamento dello sviluppo sociale ed economico. Io credo che in questa funzione, se noi vogliamo riempire di contenuti questa funzione, le politiche alimentari siano un contenuto molto molto rilevante perché riguardano a 360 gradi la nostra qualità della vita ed è compito della città metropolitana contribuire a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Politica alimentare significa l'alimentazione è un sistema complesso, dal nostro punto di vista va interpretato, quando dico a 360 gradi intendo questo, va interpretato non in modo settoriale, non politiche relative all'economia del cibo, non politiche relative alla parte agricola, alla parte di coltivazione del cibo, non politiche relative settoriali relative alla parte sanitaria, alla parte che riguarda la nostra salute, ma una politica complessiva che coordini tutti questi settori, tutti questi elementi, che li metta insieme. Io credo che questo sia il modo giusto di interpretare oggi e soprattutto di praticare le politiche alimentari. Oggi questo è il tema del convegno, non a caso sono stati invitati relatori molto, molto importanti che si occupano ciascuno di questi settori. Ecco, compito della città metropolitana è quello di fare da coordinamento, mettendo insieme non solo le politiche alimentari, ma mettendo insieme anche l'interesse rispetto al nostro territorio, alla gestione del nostro territorio. Noi abbiamo un territorio urbano che si deve integrare sempre più con il territorio rurale. Allora io credo che compito nostro, compito degli incontri come quello di oggi sia proprio quello di riflettere sulle possibilità comuni che abbiamo di scrivere un'agenda complessiva delle politiche alimentari, un'agenda complessiva delle politiche territoriali. Io credo che questo sia il ruolo corretto di città metropolitana, lo vogliamo svolgere con grande determinazione.